è una delle voci più amate della musica italiana, è Fiorella Mannoia. In un anno particolarmente significativo, festeggia 70 anni, l'artista romana ha scelto di celebrare questo traguardo nella dimensione che più le appartiene, il palco. Con un concerto indimenticabile, venerdì sera nel Teatro Esaurito della Versiliana, Fiorella ha regalato al pubblico 2 ore di musica bellissima. Abbiamo avuto molti tutto esaurito, questo a dimostrare che la scelta di avere un teatro così grande è stata una scelta, diciamo, azzeccata. Abbiamo potuto così, diciamo, ospitare artisti sempre più importanti e in questi ultimi anni penso che la Versiliana, insomma, stia cominciando a raggiungere i livelli che forse aveva raggiunto un po' di anni fa. Per la prima volta nella sua carriera l'artista era accompagnata da un'orchestra sinfonica, una scelta che ha reso il concerto ancora più suggestivo e ricco di emozioni. La sua voce potente e vellutata si è sposata perfettamente con gli arrangiamenti orchestrali. Durante la serata Fiorella ha saputo coinvolgere il pubblico in ogni momento. Con la sua interpretazione di Margherita ha creato un'atmosfera intima e toccante. Le note di Selli, eseguita con una profondità emotiva straordinaria, hanno provocato brividi lungo la schiena del pubblico, mentre i ritmi latini hanno fatto sì che l'intera platea si lasciasse trasportare dalla sua energia. Questo tour Fiorella Sinfonica Live con orchestra rappresenta non solo una celebrazione della carriera di Fiorella Mannoia, ma anche un omaggio alla sua continua capacità di rinnovarsi e di sorprendere. Qual è il suo commento? Bellissimo. Conosceva già Fiorella Mannoia e le sue canzoni? Sì, anche se non sono italiana, ma mi piace tanto. È una straordinaria interprete, ma quello che è più importante è che quello che canta arriva al cuore delle persone che ascoltano e canta verità, parla di verità ed è una persona vera, sincera, splendida. Se gli ha patito troppo, se gli ha già visto che cosa ti può crollare addosso, se gli è già stata punita.